mister, allora, alla fine abbiamo perso contro la campione d'Italia uscente, seconda in classifica, una grande squadra, però dopo quel secondo tempo almeno un punto lo meritava la tua squadra, mister. I ragazzi hanno fatto una grande partita, devo dire la verità, una grossa prestazione. E abbiamo avuto tante occasioni nel secondo tempo per portare a casa almeno un punto. L'ultima il palo di Leandrini. Sì, i ragazzi sono stati molto bravi, hanno interpretato bene tutte le situazioni di gioco. Nel primo tempo li abbiamo aspettati leggermente più bassi del solito e abbiamo subito gol su una giocata loro molto importante. Ci siamo abbassati forse un po' troppo. Nel secondo tempo, sotto di un gol, abbiamo deciso di alzare la nostra linea di pressione e questo ha funzionato molto. Abbiamo messo in difficoltà, abbiamo costretto i campioni d'Italia a buttare tanti palloni e i ragazzi hanno fatto veramente bene, si sono creati l'occasione del gol e abbiamo avuto un altro paio di occasioni importanti. Poi col portiere abbiamo creato molto, è stato bravo il portiere avversario che è riuscito a parare tutto quel che c'era da parare. Poi devo dire, siamo stati anche un pizzico sfortunati sul terzo gol, su una palla rimpallata hanno trovato una conclusione che si è infilata dentro la nostra porta. Dispiace perché veramente i ragazzi hanno fatto una grossissima prestazione. Devo dire che queste sono le prestazioni che mi piace vedere la mia squadra e queste sono le prestazioni che mi fanno sperare e essere molto fiducioso sul raggiungimento dei nostri obiettivi. Anche perché adesso c'è un marzo terribile. Io credo che molto si deciderà nelle prossime settimane, mister. Anche per gli avversari che affronteremo. Sì, no, noi sappiamo che in queste prime 7 giornate incontreremo le prime 6 della classe. Purtroppo il calendario ci ha proposto questi scontri, sapevamo che avremmo dovuto soffrire e lo stiamo facendo, però i ragazzi, devo dire, stanno facendo veramente delle buonissime prestazioni. Ripeto, c'è rammarico, oggi c'è rammarico perché potevamo portare un risultato positivo a casa che i ragazzi avrebbero meritato. Non è bello parlare dei singoli, ma che grande Sacconi oggi, mister. Tutti, devo dire, i ragazzi hanno fatto tutti una grossa partita. Se tu tieni la partita in bilico fino alla fine con i campioni d'Italia, con una squadra di questo livello, cioè 3 campioni del mondo, stiamo parlando di una rosa stratosferica, significa che la squadra ha lavorato di squadra innanzitutto e tutti hanno fatto una grossissima prestazione, nessuno escluso. Grazie, mister. A lei.